Mi sa che Grandoni è arrivata la prima vittoria in questa sorta di mini campionato. Era importante sbloccare la classifica, sbloccare anche la situazione a livello mentale. Abbiamo visto un Albenga molto, molto umile, che ha saputo soffrire anche nei momenti meno brillanti, però alla fine ha saputo portare a casa la partita. Sì, era importante, dai, sbloccarci e toglierci così da questo zero in classifica a causa della sconfitta di Campo Morone. Sì, è partita dal mio punto di vista, non bellissima tecnicamente, ma di grande sostanza contro una squadra organizzata, ma non avevamo dubbi su questo. Mi sono piaciuti i ragazzi, ripeto. Come detto te, che sono stati sempre molto anche umili, faccio per esempio anche i giocatori un pochino più tecnici, quando c'è stato bisogno di, calcisticamente parlando, picchiare, hanno picchiato, quindi questo è un segnale anche un po' di maturità, c'è da migliorare, ma questo sappiamo, però adesso al di là di questo oggi sono contento perché i ragazzi si meritano questo pomeriggio anche adesso di relax, no? Perché si impegnano quotidianamente al campo. Ci seguono al 100%, adesso stacchiamo poco poco la spina perché noi domenica riposeremo, non la possiamo staccare troppo perché abbiamo bisogno di migliorare soprattutto anche dal punto di vista della condizione e lavoreremo per prepararci al 2 maggio, se non sbaglio, la domenica il 2 maggio qui di Cairo. Mi ha anticipato la seconda domanda, su quali aspetti si può migliorare? Forse anche un pochino di gamba, ma ci sta vista la situazione e lo stop lungo di mesi, anche dal punto di vista magari dell'intesa su certe giocate, su certe scelte sul fronte offensivo. Sì, guarda, sulla condizione è normale, è scontato, senza che ci ripetiamo che è così un po' per tutti, però va bene, ok, tanto lo sappiamo. E sì, anche un po' con questa mancanza di magari di condizione, anche da alcune giocate, alcune situazioni magari non sono fluide come lo dovrebbero essere. Però si migliora semplicemente nel ripetere le cose, nel giocare con più continuità e noi adesso avremo appunto questi 15 giorni per cercare di migliorare alcuni concetti. Poi è anche vero che sono arrivati ragazzi nuovi con delle condizioni, così caratteristiche magari che ancora dobbiamo amalgamare bene all'interno del gruppo, quindi vediamo un po' per la prossima partita a Cairo. Ecco, comunque la cosa più importante è quella, ripeto ancora una volta, dello spirito di questo gruppo. E quindi di questo faccio complimenti a tutta la squadra. Da capogruppo, tra virgolette, sono estremamente soddisfatto e orgoglioso di quello che i ragazzi mettono sempre in campo. A volte riusciamo a far bene, a volte siamo non bravi, sempre calcisticamente e tecnicamente parlando, però nessuno può mettere in dubbio assolutamente così, la professionalità di questo gruppo. È stata una partita nel segno dei fratelli Gargiulo, il gol di Franco. Abbiamo visto anche un confronto particolarmente serrato con Juan Pablo al momento del cambio. Da parte di? No, al momento del cambio, un confronto serrato tra Sì, te, Gargiulo Gargiulo e mister Grandoni. Guarda, io sono stato un calciatore, ok? So perfettamente quello che si prova dentro al rettangolo di gioco quando si pensa e si crede forse di aver subito un'ingiustizia e quindi facciamo finta che non sia successo niente e va bene così.